scorso con Silvio Bellocchi. Sì, lo ricordo. Lunedì, era lunedì. Sì, 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 simpaticissimo. Simpaticissimo. Stato apprezzatissimo. Bellocchi, ma non sono da meno i suoi colleghi dell'ospedale Sant'Anna che abbiamo oggi con noi. Sono quelli della Breast Unit dell'ospedale Sant'Anna e si occupano di tante cose. Buongiorno allora a buongiorno. Alberto, Silvia e Paola. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie della cortesia di essere con noi questa mattina, ci fa davvero un grandissimo piacere e complimenti ancora e poi tra l'altro sentiremo anche il racconto di Silvia e di Paola che sono state al pronto soccorso nei mesi scorsi, quelli più difficili. Però Alberto, a te, tu che sei primario ovviamente, Alberto Pierini, spiegaci un po' che cosa fate, cos'è il, ecco, chi parla, così togliamo anche la mascherina, l'abbiamo promesso ai nostri ascoltatori, Alberto, perché molti ci hanno chiesto proprio fateci vedere anche in faccia questi grandi medici che abbiamo a Como per voler dire grazie anche a loro. Ecco, allora chi parla toglie la mascherina, anche se voi avete fatto tutti gli esami, vero, del caso, siete assolutamente prego, spiegami Alberto che cosa fate, cos'è la... E tra l'altro diciamo anche che in questo periodo di emergenza voi avete lavorato come normale, anzi forse avete incrementato anche il lavoro, Alberto. Sì, è successo questo, che in questo periodo di emergenza purtroppo le patologie tumorali non sono andate in vacanza, quindi non c'è stato, diciamo, il lockdown, anzi sono presentate come sempre, ma purtroppo noi avevamo una situazione di emergenza, quindi abbiamo avuto grosse difficoltà nella gestione di questi pazienti. Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo deciso di dare il possibile, poterle trattare comunque al meglio possibile, ecco. E quindi nonostante tutte le problematiche legate a questa emergenza, nonostante le mie colleghe siano dovute andare anche a fare parecchi turni in pronto soccorso Covid, siamo riusciti in qualche modo, rendendoci disponibili in qualsiasi momento della settimana, della giornata, a operare le pazienti, anzi, tutte le pazienti che avevamo in notte, perché noi ci siamo trovati nel momento peggiore con una lista d'attesa di più di 30-40 pazienti neoplastici da operare, quindi è stato veramente difficile farlo. Però immagino Alberto, ecco, che sì, è stato difficile, però è stato anche una grande soddisfazione. Adesso voi siete qui oggi, ne parliamo assieme, è stato sicuramente un risultato straordinario nel periodo peggiore, perché si aggravava la loro patologia all'ansia, ovviamente alla paura del Covid, vero? Sì, infatti molti pazienti ci continuavano a telefonare, ci mandavano delle mail per sapere che cosa stava succedendo, se sarebbero state operate, che cosa dovevano fare. La regione Lombardia ci ha mandato delle indicazioni, in caso non avessimo avuto la possibilità di operarle, quindi avevamo la possibilità di mandarle dentro dei centri hub, come per esempio lo IEO o l'Humanitas di Milano, tra cui tra l'altro ringrazio molto anche loro perché si sono resi disponibili, però ovviamente noi abbiamo preferito continuare a gestirle noi, operarle noi, in maniera da darle la migliore offerta terapeutica possibile, anche perché sarebbero dovute andare a Milano, prendere, partire in questo momento difficile con problematiche di ogni genere e con una lista d'attesa anche a Milano che probabilmente non sarebbe stata la stessa della nostra, perché hanno avuto anche loro una richiesta enorme da parte di tutte le breast unit della Lombardia che hanno dovuto chiudere ovviamente, quindi ci siamo impuntati, abbiamo deciso di andare avanti lo stesso e siamo riusciti nell'impresa, ecco. E questo è molto bello. Alberto, ovviamente come Silvio ha fatto il pieno di complimenti, li state facendo anche voi in questo momento, Maria Teresa che parla di una umanità preziosa, la vostra, Antonia, bravissimi, Ferruccio Della Valle, persone speciali, in prima linea, grazie di cuore. Ringrazio, mi dice Morena, da parte mia per il lavoro che hanno svolto e che stanno facendo. E poi un abbraccio virtuale, siete stupendi, anche dalla parte della nostra amica Maria. Insomma, ci sono tantissime persone che in questi momenti, in questi giorni,
giorni vi vedono davvero come, come ho detto prima, dei veri eroi. So che a voi la cosa, a volte qualcuno dice, mi sorride perché voi fate quello che in realtà è il vostro lavoro, però in realtà in questo momento tantissime persone vi vedono come delle persone di grandissima umanità, tra l'altro. Ecco, penso con quello che hai detto tu, Alberto, che avete dato veramente una speranza alle persone che erano in condizioni assolutamente difficili, no? Poi passiamo ai tuoi colleghi. Ecco, una cosa importante che vorrei tener conto, che noi chirurghi siamo un pochino in questo processo di cura che è il tumore della mammella, siamo un pochino, ecco, il filo conduttore del paziente, cioè il paziente si affida a noi, viene da noi e poi ci identifica un pochino come il curante, però in realtà il percorso di cura dell'endoplasia della mammella è un percorso molto più complesso, è un percorso multidisciplinare. Infatti la Breast Unit non siamo solo noi, ma siamo più di 30 persone che lavorano da tutte le specialità, quindi ci sono gli oncologi, ci sono i radiologi, ci sono i radioterapisti, gli anatomopatologi, gli psichiatri, scusate, gli psicologi, infermieri, medici nucleari, quindi è un'equipe che ha lavorato tutta nell'insieme, quindi ecco, quindi un grazie tanto anche a loro, ecco, perché non è solo l'intervento chirurgico, ma è anche quello che succede prima e quello che succede dopo, quindi poi tutte le cure successive, radioterapiche, oncologiche, quindi tutte queste persone hanno lavorato insieme con noi e si sono date da fare per ottenere il risultato, quindi va dato merito anche a loro, ecco. Hai fatto bene giustamente a ricordare questa grandissima equipe, i saluti arrivano anche da Enrica, da Giovanna, Cinzia, ciao Cinzia, Marcella, siete fantastici, insomma è giusto ed è doveroso, quindi io ho accolto con grande piacere l'invito dei nostri ascoltatori, ringrazio anche l'area dell'ospedale Sant'Anna, appunto web, che ci ha dato anche questa assistenza e ci ha permesso, soprattutto anche l'ufficio stampa, di farvi vedere alcuni dei medici, uno l'abbiamo già visto l'altro giorno, tre li vediamo quest'oggi e spero di potervi far vedere anche, cari amici, altri nei prossimi giorni.